Venditalia 2024 continua, ci troviamo allo stand di Coges S.p.A. e siamo in compagnia di Daniele Ioriatti, il responsabile commerciale Italia. Ciao Daniele e bentornato. Ciao a tutti e ciao Fabio, un piacere ogni volta vederti. Il piacere mio, io come vedi corro, sono preso dall'adrenalina perché voglio cercare di documentare davvero tutte le novità viste qui a Venditalia, ma sono troppe perché quest'anno, credetemi, sono davvero tantissime le novità. E allora, quali sono le novità presentate allo stand Coges? Noi presentiamo diverse novità che svariano ovviamente dalle opportunità che ci dà sia Coges come fornitore di sistemi di pagamento classici, chiamiamoli classici perché si parla di cash e cashless, ma integriamo tutta quella parte con anche i sistemi connessi, ovviamente entrando nel mondo della telemetria, dell'IoT e del cloud, quindi con una flessibilità che i sistemi di pagamento, diciamo, chiamiamoli legacy o comunque standard, non davano. Quindi diciamo che il mondo del vending si sta spostando in questa direzione e noi siamo qui ad esporre con i nostri cugini ormai di Vendon, quindi Coges e Vendon all'unisono, che presentano la loro piattaforma comune che dà, diciamo, vantaggi sicuramente agli operatori, al mondo vending, diciamo, in generale. E per vantaggi intendo che cosa? Intendo una facilità di pagamento, se guardiamo al pagamento fisico davanti alla vending machine, ma anche una facilità di monitoraggio macchine, e sappiamo che lì si apre un mondo. Abbiamo un'interfaccia, una piattaforma che monitora la macchina nei minimi particolari e quindi diciamo che rende più efficiente e più efficace il lavoro dell'operatore e la vita anche del, perché no, di chi si presenta davanti alla vending machine per avere la sua merendina piuttosto che il caffè, più che prodotti altri alternativi, insomma. Daniele, e allora noi avremo modo di parlarne successivamente nei prossimi numeri, anche e soprattutto su vendingnews.it, la testata giornalistica digitale dedicata alla distribuzione automatica, e la rivista bimestrale della distribuzione automatica Vending News. Naturalmente tu sarai protagonista diretto dell'intervista che andrò a realizzare per saperne ancora di più. E allora Daniele, grazie per il contributo. Grazie a te e ci vediamo presto. Grazie a tutti.